Piano privatizzazioni. Cosa si può vendere per tornare a crescere? No, giuro, non è la provocazione di qualche mattacchione. È proprio la citazione testuale di un titolo vero di giornale. E non di un giornaletto di parrocchia qualsiasi, ma di Libero, che magari vi farà pure ridere, ma non dovrebbe. Per quanto sia imbarazzante, rimane comunque una delle testate di riferimento della maggioranza di governo, che mentre voi ridete ha messo il turbo per l'ennesima ondata di svendite a tutto tondo dei gioielli di famiglia alle solite vecchie oligarchie finanziarie che negli ultimi decenni ci hanno ridotto in miseria. La guerra senza frontiere che gli USA, con la complicità delle istituzioni europee al servizio delle sue oligarchie, hanno ingaggiato contro l'economia del vecchio continente, sta dando i suoi frutti. Recessione, corsa al rialzo dei tassi di interesse e politiche monetarie ultra restrittive delle banche centrali, indipendenti dai governi ma succubi delle oligarchie finanziarie, stanno facendo saltare tutti i conti. A breve l'Italia dovrà rifinanziare qualcosa come poco meno di 150 miliardi di debito e a comprarlo non ci sarà più la BCE. Gli acquirenti ce li dovremmo andare a trovare sul mercato, che è il nome di fantasia che la propaganda neoliberista ha dato a quel manipolo di oligarchi che determinano da soli e senza che nessuno abbia la volontà di metterli dei paletti l'andamento dell'intera economia del nord globale. Per convincerli, li dovremo riempire di quattrini, circa il 5% di interessi, se tutto va bene, 10 volte quello che pagavamo alla BCE. Le oligarchie così si intascheranno tutto quello che abbiamo risparmiato smantellando senza ritegno lo Stato sociale, che però, almeno questo è quello che cercano di spacciarci, non è abbastanza. E quindi per far finta di provare a tenere i conti in ordine dovremo accollarci un'altra bella overdose di sacrifici. Uccidimi, ti prego, ogni momento che vivo è un'agonia. Che toccheranno soltanto a noi. Ai multimiliardari, infatti, è meglio lasciarli perdere, visto che abbiamo passato gli ultimi 30 anni a cucirli addosso leggi ad hoc che li permettono, appena anche solo si comincia a parlare di tasse e di redistribuzione, di portare i capitali dove meglio credono senza mai pagare dazio. Ed ecco quindi che per fare cassa la maggioranza che è andata al governo grazie alla retorica sulla patria e il sovranismo, la patria si prepara a svenderla a prezzi di saldo quasi fosse un Giuliano Amato qualsiasi. E per giustificarsi ha avviato una campagna ideologica a suon di pensiero magico e fake news che in confronto il maccartismo era un onesto e genuino tentativo di ricercare la verità. Davvero vogliamo permettergli di svendere quel poco che ci rimane senza battere ciglio? In tempi di vacche magre, per far quadrare i conti, bisogna tagliare le spese e mettere mano ai risparmi. Lo sanno bene padri e madri di famiglia. Mia moglie! Papi! E fortunatamente adesso lo ha imparato anche il governo, che finalmente si è posto l'obiettivo di portare in cassa la bellezza di una ventina di miliardi per puntellare i conti pubblici, cominciare ad abbattere il debito e iniettare liquidità. Iniettatemela direttamente nelle vene! Sembra il temino di un alunno un po' zuccone alla prima verifica di economia della terza superiore verso metà degli anni 90, quando la nuova moda della religione neoliberista dominava incontrastata e in Italia ancora si faceva fatica a prevedere i disastri epocali che avrebbe causato. E invece è l'incipit di un articolone a tutta pagina di Libero di ieri. Lo firma un tale Antonio Castro, che fortunatamente non avevo mai sentito nominare. Googlando si trova questo: Antonio Castro, cantante e intrattenitore per eventi musicali. Il che giustificherebbe tutto. E invece no, non è lui. Spulciando più a fondo si scopre che è solo un omonimo e che il nostro Castro invece non solo è un giornalista, ma addirittura il capo servizio economia di tutto il giornale.
È come se il direttore del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare iniziasse un suo paper scrivendo che non ci sono più le mezze stagioni. O un direttore di un prestigioso dipartimento di antropologia scrivesse che, come tutti sanno, i neri hanno la musica nel sangue. L'equiparazione della politica economica di un governo alla gestione di un bilancio familiare è la frontiera più estrema dell'analfabetismo economico che si è diffuso tra i ceti intellettuali in Italia, in particolare appunto a partire da fine anni Ottanta. Fino ad allora, nei paesi che hanno sconfitto da tempo l'analfabetismo di massa, nessuno si sarebbe azzardato ad affermare simili puttanate. E nei 40 anni successivi, ovviamente, la realtà ha sistematicamente presentato il conto, smentendo in maniera plateale ogni singolo assunto derivante da queste leggende metropolitane inventate dagli oligarchi e diffuse dall'esercito dei loro utili idioti. Come ormai sappiamo tutti benissimo, privatizzare e tirare la cinghia non aiuta in nessun modo a mettere in ordine i conti, ma finisce di devastarli. Per mettere in ordine i conti, l'unico modo è far ripartire l'economia, e per far ripartire l'economia, l'unico modo è aumentare quella che Keynes chiamava la domanda aggregata, e in particolare gli investimenti pubblici e i salari. Ma allora perché è ripartita fuori tempo massimo questa campagna ideologica completamente campata in aria? Semplice, come vi ripetiamo da mesi, costringere paesi come il nostro, alla periferia dell'Europa e con i conti sempre in bilico, a svendere gioielli di famiglia, era la finalità ultima di buona parte delle assolutamente insensate scelte di politica economica perseguite negli ultimi anni senza distinzione da tutte le forze politiche, finti patrioti in testa. E ora è arrivato il momento di passare all'incasso. Tra i gioielli di famiglia da svendere agli oligarchi, quei fini intellettuali di Libero in particolare, ne hanno individuati due, la RAI e le ferrovie. Non fa una piega. La privatizzazione delle ferrovie nel Regno Unito da decenni, infatti, è il caso scuola probabilmente in assoluto più eclatante di come la privatizzazione dei monopoli naturali sia sempre, invariabilmente, una vera e propria rapina effettuata dalle oligarchie contro tutto il resto della popolazione. La RAI, invece, sottolinea Libero, può oggi ingolosire le grandi società dei media internazionali affamate di contenuti. E giustamente, se le grandi società internazionali sono golose e vogliono concentrare ancora di più i mezzi di produzione del consenso nelle mani di una manciata di oligarchi, chi siamo noi per impedirglielo? Ma le aziende pubbliche strategiche sono solo una parte del pacchetto regalo che il governo degli svendipatria ha in riservo per le oligarchie finanziarie globali. C'è tutto un mondo di piccole e medie imprese da offrire in palio. E anche qua ci siamo già portati un bel pezzo avanti. Comprate e chiuse, titola La Verità, le aziende italiane in mano straniera. Negli ultimi 5 anni, sottolinea l'articolo, 1000 imprese sono passate sotto controllo estero. Di queste, una su due è stata spolpata della propria tecnologia e poi lasciata morire o convertita in semplice filiale. Le cifre ricordate dall'articolo fanno letteralmente paura. Negli ultimi 5 anni, infatti, le aziende con sede in Italia ma con soci di maggioranza stranieri sono aumentate di oltre il 25% e oggi sono la maggioranza assoluta di quelle con oltre 250 dipendenti. Per molte di queste, sottolinea l'articolo, il destino non è il rilancio, ma il saccheggio e poi la chiusura. In particolare, dal momento che a fare shopping nella maggioranza dei casi non sono altri gruppi industriali che cercano di raggiungere una maggiore efficienza attraverso l'integrazione e il raggiungimento di economie di scala. A fare shopping, il più delle volte, sono fondi speculativi e la finanza, sottolinea giustamente l'articolo, è focalizzata sui risultati di brevissimo termine, ragiona in termini di trimestrali e spesso spinge le aziende a destinare i guadagni in primo luogo alla distribuzione dei dividendi o al riacquisto di azioni proprie per arricchire i soci, a dispetto degli investimenti in ricerca e sviluppo o ai miglioramenti di strutture e condizioni di lavoro. Gli esempi si sprecano. Il più celebre, grazie alla cazzimma dei lavoratori coinvolti, è senz'altro quello della GKN di Campi Bisenzio,
chiusa dal giorno alla notte dal fondo inglese Merrose, nonostante i conti in ordine e l'alto livello di competenza della manodopera. Stessa sorte per la Gianetti Ruote di Monza, caduta nella rete del fondo speculativo tedesco Quantum Capital Partner, che è salito alla ribalta delle cronache per aver licenziato in tronco tutti i dipendenti poche ore dopo la decisione del governo di togliere il blocco dei licenziamenti introdotto durante la fase pandemica. A febbraio scorso, ricorda l'articolo della Verità, il Tribunale di Monza ha condannato Gianetti Ruote a pagare un risarcimento di 280.000 euro agli ormai ex suoi lavoratori per non aver nemmeno rispettato i tempi fissati dalla legge per la procedura di licenziamento. Negli ultimi giorni, invece, è scoppiato il caso della Magneti Marelli di Crevalcore. Magneti Marelli era stata venduta a un fondo dagli Agnelli nel 2018, ovviamente a seguito della solita buffonata della garanzia del mantenimento dei posti di lavoro in Italia. Per acquistare l'azienda, il fondo, come accade sostanzialmente sempre, si era indebitato fino al collo e poi aveva scaricato questo debito sui conti dell'azienda, azzerando completamente gli investimenti, proprio quando la transizione ai motori elettrici li avrebbe resi più necessari. Ora ovviamente il fondo piange miseria a causa del calo di affari dovuto proprio alla imprevedibile transizione energetica dai motori a combustione a quelli elettrici, e a pagare il prezzo sono i 229 lavoratori e l'economia italiana tutta. Quel fondo si chiama KKR, la macchina dei soldi, come lo definiva già nel 1991 in un bellissimo libro la giornalista investigativa americana Sarah Bartlett. Negli anni KKR è diventato sinonimo in tutto il mondo di spregiudicate operazioni di acquisto a debito o leverage buyout, in grado di riempire le tasche degli azionisti sulla pelle dei lavoratori e dei territori che vengono sistematicamente depredati della loro ricchezza. Ora, a breve, KKR potrebbe diventare proprietario della rete di telecomunicazioni di TIM con il pieno sostegno del governo. Cosa mai potrebbe andare storto? Ma l'aspetto ancora più paradossale è che nel tempo i governi che si sono succeduti su queste acquisizioni hanno cominciato a mettere il becco, ostacolandone alcune attraverso il famoso strumento del Golden Power. Peccato, l'abbiano fatto totalmente a sproposito. Invece che opporsi agli acquisti predatori da parte dei fondi speculativi, infatti, si sono opposti ai pochi acquisti di natura veramente industriale che, invece che depredare il nostro tessuto produttivo, avrebbero potuto arricchirlo. Il motivo? A comprare in quel caso erano gruppi industriali cinesi, mentre i fondi speculativi battono tutti bandiere occidentali. Amiamo così tanto i nostri alleati democratici che, pur di accordargli qualche privilegio, siamo disposti a sacrificare fino all'ultimo operaio. Contro la ferocia predatoria dei prenditori della finanza e contro le politiche suicide degli svendipatria, abbiamo bisogno di un media che sta dalla parte di chi la ricchezza la produce e non di chi se ne appropria e la distrugge. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giancazzo Giorgetti. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.